tutti amici di RT e di STV. Siamo qua con una nuova puntata di A Spasso con il Sorriso. Ma Vincent, cosa c'hai? Vincent A Spasso col Sorriso. Vincent, ma cosa c'hai al microfono? Cosa c'ho? Un po' di carta igienica, sai, se si scappa. Mamma mia, che stiamo passando. Allora, cosa serve questa carta igienica qui al posto del classico logo? Prova a indovinare. Che ne so, magari dato che il periodo ti viene qualche corpo di diarrea, non lo so. Non c'ho la cacarella, ma voglio. Ma visto che siamo a carnevale ogni scherzo vale. E visto che in Calabria non ci sono carri, visto che ci sono pochissime mascherine in giro, andiamo in giro con la carta igienica per chiedere ai calabresi se utilizzano carta igienica a 2, a 3 o a 4 veli. Tu quale utilizzi? Col pollice, io quella morbida. La morbida? Tutto fa brodo, non vado a veli. Basta che sia carta igienica. Ma qual è la differenza tra una seconda e un terzo velo? Non lo so, più resistenti, diciamo. Un velo è fragile, due meno fragile, terzo poi più fragile. Però sicuramente costerà di più e noi andiamo a chiederlo. Ma Non penso che si paga a veli, non lo so io qua. Guarda, ha messo la macchina e tu sei cosa? Non ho capito. A casa quanta se ne usa? No, carta igienica. E che ne so io? Ma più o meno in una famiglia media. Ma non saprei, non lo so. Due, tre veli, quattro veli, più o meno? Allora, ti dico una bugia, non lo so, non l'ho mai... Perché sono le donne che fanno la spesa. Bravo. Oggi, per quanto è arrivata a costare anche la carta, conviene andare a un'edicola, e poi ci passiamo dal nostro amico Giuseppe, per dire, c'è qualche giornale vecchio, una volta... Sì, ma è troppo duro, conviene più una foglia di un albero, no? No, però è raspusa. È raspusa. Ma dobbiamo ridere perché noi siamo col programma Vincent A Spasso col Sorriso. Quindi ma abbiamo un'idea di quanto può pesare un rotolo del genere? 200 grammi. 145, perché ora Enzo farà vedere le immagini. Questa è una due veli. La nostra Antonella Pino usa la due veli. La due veli. Due veli, tre veli, dipende. Ci sono anche i quattro veli. Che per un rotolo non ci bastano 10 euro. Ho capito. No, io per esempio a casa mia c'ho i rotoloni, quelli mega, che di morbidezza. C'ha i rotoloni quelli però, larghi. Però c'è una cosa, che ogni tanto apro la finestra per vedere se ci sono sei trippiani di morbidezza, ma io non li vedo. Si fanno sempre queste pubblicità ingannevoli. Lei di dov'è, mi scusi? Di Lamezia. Di Lamezia Terme. L'ha mai visto Vincent A Spasso col Sorriso? No. No, e allora lei si deve collegare. Tutti i sabati alle ore 14.30 circa su RT canale 12 e su STV la sera alle 20.30 canale 112 e poi tutta la settimana, perché noi siamo a spasso con il sorriso. Ecco perché oggi siamo a spasso con la carta igienica, visto che siamo a carnevale. Sì. Lei da cosa si vestirà? Io sono già vestito. La maschera ce l'ha e noi per 2 anni siamo stati condannati. La maschera, non sono quasi tre, Vincent. Sono quasi tre. 3 anni che abbiamo la maschera. Il fuoco. La devo cambiare. I politici, voi avete la maschera e tenetevela tutta la vita, perché siete dei lupi travestiti da agnello. Io ce l'ho con questi politici che non fanno niente per noi. Fai bene. Pure io ce l'ho. E speriamo che un giorno il prezzo della carta igienica possa abbassarsi. Così tutti quanti ne potremmo fare un migliore uso. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ma che argomento mi hai fatto tirare fuori oggi? Tu l'hai voluto tirare fuori, cioè ecco. Con tanta argomentazione la carta igienica. Vabbè, ma siamo a carnevale, ogni scherzo vale. E mica a carnevale si deve parlare della carta igienica. E di che vuoi parlare? Tu ne vedi mascherine in giro? Ci sono le mascherine, le vedi che è pieno di mascherine. Scusa? Una domanda, amico mio. Intanto come sta la tua lei? Tutto bene, ho visto che avete fatto l'anniversario del conoscimento. 8 anni di che stiamo insieme. E Adelaide, ma a casa Adelaide, io ti faccio una domanda, posso? Certo. Secondo te utilizzano la carta igienica a 2, a 3 o a 4 veli? Due veli?
due veli, sì, perché chi la costa meno. Infatti. Anche perché quando uno dice, ma io ho fisso, che l'ha pagata, dieci rotoli ha pagato 2,80 euro, e che la, io quattro rotoli, 11 euro, mizzica. Quindi i due veli vanno bene. Direi di sì. Anche perché poi uno usa la pompa e si lava. No, no. Bella salute, Adelaide. Certo, buon lavoro. Grazie. Abbiamo capito che a casa Adelaide si usano i due veli. Scusi, una domanda, una domanda. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Scusa, perdonami. Una domanda volevo fare. No, no, mi dispiaccio. Mi dispiaccio, ti volevo fare una domanda. Una domanda, una domanda. A casa tua si usa la 2, la 3 o la 4 veli? La 4 veli. Un signore raffinato! C'è chi ne c'ha la pila. Ciao, 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 ciao. Perché sei tu che porti il sole? Buongiorno. A carnevale ogni scherzo vale. Noi siamo in giro con la carta igienica. Secondo lei cos'è meglio usare, una due veli, una tre veli o una quattro veli? Quattro veli. Quattro veli, ma costa di più però. Vabbè, però è più efficace. Giustamente, ha ragione il signore. Però questa crisi mi sa che dobbiamo arrivare a rigiornale, alla carta del giornale. Buongiorno signora. No, no. La lascio stare. Una buona passeggiata. Grazie. Perché sei tu che porti il sole? Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Che cos'è? Carta igienica. Ma a casa la usi? Certo. La due veli, la tre veli o la quattro veli? La due. Quella che costa meno? È normale pagare 10 rotoli a 2,80 euro. Esagerati, no? Quando hai bisogno uno deve comprare. Ma uno diceva che qua pompa l'acqua, però l'acqua è aumentata. Io non c'ho acqua, non mi vogliono attaccare, magari mi aiutate voi. E allora fai un appello perché sei convinta. Mi chiamo Lazorek Domnica, vivo in via Francesco Virgilio numero 7. Da 2016 sono lì, residente da 2017, pure in questo... Ma qui a Lamezia? Qui a Lamezia, non mi vogliono attaccare acqua. Allora, io faccio un appello all'amico Paolo Mascaro e a tutta la giunta comunale, al consiglio comunale. Io non conosco la signora, certo, mi vedete oggi con in veste di carta igienica, però siamo a carnevale, quindi voglio farvi un appello. Venite a capire il perché non viene attaccata. Ma lei l'ha pagata l'acqua sempre? Sempre, non ne ho debiti a molti servizi, non ne ho debiti in nessuna parte. Però dove vivo io in casa non c'ho contratto di fitto, loro non vogliono attaccarmi l'acqua. Perché il proprietario non vuole fare il contratto? Si proprietario... Denunciare, denunciare, perché prendono soldi abusivi. La signora si trova... Sono stata pure... dove non sono stata? Ho chiamato pure mi manda Rai 3 e mi risponde il commissariato di Lamezia Terme invece di mi manda Rai 3. Che cosa devo fare? Come fate con l'acqua? Questi scusate. Si prendono i soldi abusivi. Da primo maggio con bidoni porto a casa acqua. Impianto c'è, ma rifiutano ad attaccarmi l'acqua. Sono una con doppia cittadinanza, rumena e italiana. Da 2013 ho ricevuto cittadinanza. E allora bisogna andare in Rumenia! O Romania, si dice Rumenia o Romania? Romania. Signora, no. Scusa, ci ha provato a dire che vado via e vediamo se dopo poi quando non hanno più i soldini come funziona. Se vado via, come perché i soldini li prendono? Vivo con reddito di cittadinanza in, momento, in questo momento. È un momento particolare. Però se trovo un'altra casa l'affitto nemmeno. Nessuno non può affittare a uno con reddito perché... Il pagamento deve avvenire con la carta e esce la situazione e non gli sta bene perché sono abituati a prendere cash. Ah, cash senza fare niente. Capite? Questo è il problema mio. Pure che diciamo presto e affitto una casa, devo dire la verità che vivo con reddito di cittadinanza. Ma guardate non... che non c'è nessuno scandalo, lei non ha rubato a nessuno, quindi c'è questa possibilità. Perché i vittoriani giustamente... vivono con il reddito di cittadinanza? Sì, è un diritto mio perché pure io sono italiana da 2013 e perciò sono il reddito di cittadinanza. Però il problema è che rifiutano senza spiegazioni, anzi mi prendono tutti i documenti
e poi dico non dovete venire più qui. Speriamo che ci sia la possibilità di risolvere. Noi l'appello l'abbiamo fatto a Paolo Mascaro, alla Giunta e al Consiglio e alla Multiservizi. Non so se la legge prevede o meno che uno debba avere un contratto, però sicuramente se l'acqua non è la legge che lo prevede, necessità. L'acqua è un bene di prima necessità. Primario, un bene primario che ogni. E allora io le consiglio. Carcerati. Io le faccio una battuta, le faccio una battuta. Anziché la due veli ci vuole la quattro se lei non l'acqua, non ha l'acqua, scusi, eh. Va bene, una buona giornata. Perché sei tu che porti il sole. Sovale, buongiorno. Buon carnevale, buon carnevale. Anche a te buon carnevale. Buongiorno e buon carnevale. Buongiorno. Tu sei vestita da? Sei bella. Lo sai cosa faccio? Sai cos'è questa? Questa bianca, questa è blu. Una carta igienica. Well, che intelligenza! Perché a carnevale ogni scherzo vale. E visto che siamo in clima scherzoso, nella vostra famiglia si usa la 2, la 3 o la 4 veli? 4 veli. Quattro, ehi, signori, te ne ho una pila! Ok, grazie, grazie. Arrivederci. Perché sei tu che porti il sole. Buongiorno e buon carnevale. Buon carnevale. A carnevale ogni carta igienica vale. Lei a casa la usa questa? Ogni tanto. Non devo a casa, scusami, no. Ma quando abbiamo avuto il primo lockdown, perché gli italiani hanno saccheggiato tutte le carte igieniche dei supermercati? Lo sai questo? Sì. Non mettete più la carta igienica. Ma perché? Ma non sapevo che era la carta da cucù. La carta igienica. Ma è vero. Ma la 2, la 3 o la 4 veli? No. A casa sua quale usa? A casa sua quale usa? Quella che capita, no? Ma... Chi la che costa meno? No, avete capito? Ma non a tre fogli. Scusami, scusami. Tu l'hanno. Scusa, l'obbligo di mascherina l'hanno tolto o no? E allora perché la metti? Adesso ti denuncio. È carnevale. Lei non può. È carnevale! È carnevale! Carnevale, ogni scherzo vale! Tu giri mascherato! Questo non è credibile. Articolo della Costituzione, Franco. Non si può girare mascherato. È vero. Non è credibile. Tre anni. Ce la potetti fare una domanda? Passato. Dico. La 2, la 3 o la 4 veli? La 4. La 4 veli, perché con le 2 rischiano le mani untuose dopo, no? Certo. Dice che vogliono promulgare lo stato d'emergenza. Sì. Un'altra volta. Se no Speranza come fa a apparire. Speranza campa, disperato muore. Quello è un grande regalo. Che sai chi ce l'ha fatto? Che lo dico chi ce l'ha fatto? Dice. Ce l'ha fatto Salvini quando si è dimesso. Speranza, il ministro della Sera, è un grande regalo che ha avuto l'Italia. Ma proprio una cosa. Che c'è? Salvini! Oh. Salvini, ma chi le accise? Paladino aveva il genio della lampada. Noi abbiamo il genio della Salvini. Allora vincemo. Ma tu te lo ricordi a allora, Salvini quando... Tanto che parliamo di carta igienica, no? Vi dico questa. Federico Barbarossa era un uomo grande e grosso. Allora, Federico Barbarossa era un uomo grande e grosso. E si mangiava. No! Sapete che gli è successo? Non avendo carta addosso si pulì con dito grosso. Allora, cari calabresi, non calabresi, siamo arrivati a queste condizioni che hanno aumentato tutto, pure la carta igienica. Quindi, d'ora in poi, con i pollici ci dobbiamo pulire. Sì, il governo dei migliori. Ma io vorrei sapere, ma alla Camera dei Deputati, al Senato, che carta igienica utilizzate? La 4 veli, quella con stampa di 500 euro? Allora, fatecelo sapere! Allora gli darei quella carta, quella per scoprire... Scusa, lo chiediamo direttamente. Abbiamo gli onorevoli Di Polito e Forgiuele. Fateci sapere in Parlamento che tipo di carta igienica c'è, perché noi italiani stiamo arrivando a un velino. Fra no, poco faranno un velino. Io gli darei la carta vetrata, quella no? Per noi siamo un po' trasmissione siete. Che trasmissione siamo? Trasmissione! Vincent a spasso col sorriso su STV canale 112 e RT canale 12. Non è quella di Renato la voce. Grandinetto. Renato, ti hanno fatto televisivamente proprietario, no? Il proprietario è Francesco Santoro. Non sua. Anche. Ne occupo. No. Perché certo. Sono stato io per quanto riguarda un servizio sugli ospitalieri di Lourdes. Ma quando... No, per questo. Comunque. Forza Juve sempre. Comunque, lui
Una domanda, a casa tua quale usate? La 2, la 3 o la 4 veli? Nessun velo. Ah, lui usa la pompa, c'ha l'acqua esorgiva. Vabbè, è carnevale. Perché sei tu che porti il sole? Vale, buon carnevale. Topolina, ma che topolina? Bella topolina, mamma mia, quanto sei buona. Ce lo dici come ti chiami? No, non te lo vuole dire. L'hai spaventata. No, sei stato tu che l'hai traumatizzata. L'hai fatta spagnare. Non è vero. È lui che mette paura, è vero? Hai visto? Una domanda. Visto che è carnevale, ogni carta igienica vale. Nella vostra famiglia, la 2, la 3 o la 4 veli? Dai, ma che domanda è? Lo sai, è una domanda, è una culinaria. C'è un velo, due velo, tre velo e quattro velo. Ma che un velo c'è? Sì. Non l'ho vista. Sì. Ecco, ditemi in quale supermercato che la vado a comprare. Ciao, ciao! Che domanda? È una domanda acculturale. Tu la cultura la conosci? Ma quanta gente? A carnevale ogni scherzo vale! Allora dimmi una cosa, una domanda semplicissima. A casa tua utilizzi la 2, la 3 o la 4 veli? 4. 4 veli, perché sennò poi la mano viene untuosa. Esatto. E quanto costa un rotolo di carta igienica a 4 veli? Ma penso che... torna a 2,50 euro. Sì, 2,50 euro un pacco da 4, quindi più o meno... Quanto uno pacco di sigarette, ne poco? È meglio... Però è meglio la carta igienica, sì. Guarda. Fa meno male. Fa meno male. Sei 4 veli, naturalmente. Ma, ma oggi c'è dell'ottima carta vetrata che arriva a Made in Cina. La unica. Carta vetrata io la riserverei per i politici. Ma quelle no, c'hanno... Ecco, in Parlamento, secondo te, che carta usano? So che cosa vorrei che usassero. Araspa. Araspa. Anche qualcosa di... peggio. La lima a grattacaso, una grattugia per formaggio. Noi ai politici calabresi l'abbiamo chiesto, speriamo che si degnino di darci una risposta, perché voi quando andate, che vita che fanno sti poverielli, partono il martedì mattina, arrivano, lavorano martedì pomeriggio, giovedì alle 2 armano e bagattelle e ritornano alla casa. E io pago e noi paghiamo. Infatti La politica... Bella sta maschera, da cosa ti sei vestita? Io non lo so mai, è un po' originale, non ha un nome. Ho capito, ha pigliata la scossa. Scossa, mi sono pettinata con una bomba a mano. Beata idea che si può pettinare. A proposito, Vincent, di che sei vestito tu? Togliti la maschera che ti ho riconosciuto. Scusa, prego. Cosa tu, sei tu sei ingombrante, per favore. No, dimmi, di cosa sei vestito? Io, la carta gennaio, con la carta igienica. Ok, grazie Catherine. A voi, fate una buona giornata, ci sono 1000 mascherine, quindi fatevi un bel giro e buona giornata a tutti. Grazie altrettanto pure a te. Salve. Perché sei tu che porti il sole. L'uomo ragno. Quello è Spider-Man, non l'uomo ragno. Spider-Man? Io pensavo fosse l'uomo ragno. Ma qual è la differenza tra uomo ragno e Spider-Man? L'uomo ragno è uno personaggio, Spider-Man è un altro personaggio. Famiglia. Io sono rimasto a Zorro. A Zorro. Perché sei tu che porti il sole. Buongiorno. A carnevale ogni carta igienica vale. Una domanda semplicissima. A casa vostra, la 2, la 3 o la 4 veli? La 4. Ma quanto costa? Mi hanno detto che 4 rotoli ci vogliono 2,50 euro. Ora sono aumentate le cose. Abbasciati i prezzi perché non è possibile andare avanti. Specialmente la carta igienica. Sì, ma è una cosa indecente, un qualcosa che poi non si usa più. Oh, non mi dite che c'è qualcuno che poi... la riutilizza. Tu con queste bolle mi hai affumicatolo. No, lascialo stare. Perché sei tu che porti il sole.
Ladies and gentlemen, signore e signori, ladies and gentlemen, signore e signori, siamo alla puntata speciale di Vincent a spasso con il sorriso. A spasso con la carta igienica. Casa di. Prova. Buongiorno. E buon carnevale. Sì, buongiorno a tutti, grazie. A casa tua che carta igienica si usa? Quella mille cose là. Mille voglie? No, non mille voglie, quella al metraggio là. Quattro piene di morbidezza. Quindi, ma dimmi, due veli, tre veli, quattro veli, un velo, qual è? Non lo so. Ma a ciò economica? Quattro veli. Ma costa. No. O tu entri dentro, secondo me tu entri dentro il barro e ti arrubi la carta igienica. No, assolutamente. Ma sai quanto costa un rotolo? Un rotolo quanto può costare? 25 centesimi, 50 centesimi. Quella a un velo, lui usa quella a un velo perché abbiamo sentito che 4 rotoli, 2,50 euro. Sì, quella di uno. Di un velo, va bene anche quella, no? Come vanno gli affari? Si potrebbe fare qualcosina in più, comunque ci accontentiamo di quello che ci manda la Divina Provvidenza, come si suol dire. Senti, ce l'hai qualche mascherina per la nostra Antonella? No, le devo prendere, mi devono arrivare. Una maschera? Domani, no. Cosa consiglieresti ad Antonella? Ad Antonella? No, nessuna maschera, è bellissima, è meravigliosa, è stupenda. Grazie. Cioè, ma dimmi una cosa, ma tu l'ultima volta che sei andato da un oculista, quando risale? E quando risale? A pochi giorni fa. E allora un collirio ti ha sbagliato? Sti oculisti che sbagliano i colliri, Tu l'hai capito perché ti ha detto così? Che hai detto che io sono bella, hai capito? Grazie a Dio, il sottoscritto scrive di chiunque su un chicco di riso con la 01. Grazie a Dio. Non ci credo. Sì. E allora? Perché mi conosci. Ti ricordi quando facevo le biciclette? E come no. Allora, tu su un chicco e sai scrivere Antonella Pino? Certo. Sì. Sai scrivere? E allora, se avete bisogno di un chicco di riso firmato, non dovete fare altro che chiamare il nostro amico. Grazie a tutti. Buona fumata. Grazie. Perché sei tu che porti il sole. A carnevale ogni scherzo vale. A casa vostra quale carta igienica usate? Due veli, tre veli, quattro veli. Quattro veli. Sì. Hai un'idea di quanto possa costare? No. È perché i genitori ci pensano. Esatto. E quando scoprirai il costo passerai quella a un velo? Mi sa di sì. Invece a casa vostra? Non ne ho idea, nemmeno io. E quando lo scoprirete? Ognuno la carta igienica in base alle possibilità. Ovvio. Esatto. Ovvio, no? Da cosa vi vorreste vestire a carnevale? Niente, io non festeggio, lavoro purtroppo. Lavori? Che lavoro fai? Sono un programmatore. Tutto un programma la vita? Sì. Quindi con programmi computer, tutte queste cose, di software? Sì, esatto. Un software che possa abbellire la nostra Antonella Pino. Ma è già bella, non c'è bisogno. Ma guarda tu, lui. Non è che sei gelosa, no? Assolutamente. Non essere gelosa. Se con gli altri ballo e rock. Non essere geloso, se con gli altri ballo e twist. Con te, yeah. Che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Tu sei matta, no mattone, grazie. Perché sei tu che porti il sole, se con gli altri ballo e rock. Non essere geloso, se con gli altri ballo e twist. Con te, che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone, ondolando.
ondolando sulla stessa mattonella. Perché sei tu che porti il sole. Buon carnevale, buon carnevale. Tu sei l'uomo ragno o Spider-Man? Batman. Amore. Batman. Tu invece? Spider-Man. Caspita. Tutti uomo ragno. Ma non c'è uno Zorro? Avete visto Zorro? No. Lo sai, lo conosci Zorro? Io sono Big. Big? Che bello. Wow. Vediamo l'altra mascherina. Tu ti chiami? Elisa. Sei vestita da? Geisha. Non so cosa sia. Maria Chiara, sono vestita da dalmata. Da dalmata? Mia, la cagnolina, dalmata. Mi chiamo Dea, sono vestita da Raffaella Carrà. Ammazza! E allora, com'è bello farla amore da Trieste in giù. Com'è bello farla con che hai voglia tu. Se mi si trova un altro più bello, che paura non ha. Complimenti, siete stupendi. C'è qualcun altro che non abbiamo intervistato? A lei, c'è la Batman. Spagnolita, guarda la spagnolita quanto è bella. Sei Batman? Batman. Wow. Me lo dici il tuo nome? Angelo, ma che bello. Però è un figo, molto bello. Come dici di cosa sei vestita? Da Bernadette. Wow. Da Bernadette. Mamma mia. E tu da cosa sei vestita, Antonella? Io sono vestita da Antonella. Da Antonella sono vestita io. La mia maschera è permanente, purtroppo, Vincenzo. Tu da Dehara permanente, altro che permanente. Ma io vorrei fare una domanda ai parenti, ai genitori, agli amici. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. A carnevale ogni scherzo vale. Certo. E la vostra famiglia la usate questa? Sì, naturalmente. Ma dalla faccia che ha fatto mi sa che è terrorizzato dal prezzo. Usa la 2, la 3 o la 4 veli? La 4 veli, dai. Diciamo così. Costosa, molto costosa. Molto costosa, signori. Ma accattatevi in un bello piatto e paste, quelli genuini. Perché la carta igienica dovete minimizzare. Dimmi. Io sono Spider-Man. E allora fatti vedere la televisione e di subito, ciao, sono Spider-Man. Ciao, sono Spider-Man. Il tuo nome qual è? Antonio. Ma sei Antonio o Spider-Man? Spider-Man. Ah, Spider-Man. Abbiamo capito che lui è Spider-Man. E allora mi hai detto una bugia, mi hai detto che ti chiami Antonio. Mi chiamo Antonio, ma sono Spider-Man. Lui vuole dire che si chiama Antonio per il travestito da Spider-Man. Vero? Ah, e ora ho capito. Filippo che è vestito da Batman. Sono vestita da spagnola. Da spagnola? E ce lo fai un balletto spagnolo? Faglielo vedere tu, Antonella, faglielo vedere. Dai, fai vedere, dai. Che fare io? Via. Eccola. Ma che brava, fammi vedere di nuovo. Fallo vedere. Dai, su. Amore, dai. Fai il giro, dai. Buon carnevale, bravo! Buon carnevale! Perché sei tu che porti il sole? Salve! A casa vostra quale si usa? La 2, la 3 o la 4 veli? La 4 veli rinforzata e profumata. E quanto costa? Non c'è bastano mue tu? È vero. Però spengo i riscaldamenti. Allora è meglio avere, scusate, il sedere pulito e magari ogni tanto. Che caldo! Che caldo! Poi è una questione di opinione, no? Noi non entriamo nelle vostre famiglie. Invece per i nostri politici. Signora, signora, lei cosa consiglia? Signora, lei cosa consiglia a posto della carta igienica ai nostri cari politici? I coriandoli, coriandoli. Per pulire, no? Io preferirei una bella gratta formaggio, quella rasposa per no, i politici. No, i coriandoli. Bastano i coriandoli? Io ho avuto un nuovo look, i capelli che ogni uomo desidera. Perché sei tu che porti il sole. Buongiorno.
Non capita tutti i giorni di trovare... Che bella che un sei! Un conduttore con la carta igienica. In effetti è un rotolo. Ma cosa può servire a carnevale? Ogni scherzo vale. E noi vogliamo sapere quanto vale un rotolo di carta igienica in base ai 2, ai 3, ai 4 veli. A casa sua si usa? 4 veli. Tutti i 4 veli, poi a telecamera spettacolo, voglio un cattocchilla che costa meno. 4 veli te le mano alle mano. Vabbè, con te c'è uno un rinforzato, 12 volta. Veli. 12 veli. Lei invece? No. Non vuole dirlo? No. La signora Top Secret, va bene. Lei è vestita da pantera? Sono una panterona. Oggi. Veramente il leopardo. Un ghepardo. Tigre. Un ghepardone. Vi faccio vedere come fa il ghepardo, vai. Ma a telecamera, fallo vedere. Chi c'è nu leone? È nu leone. Ma quella è la... Poi però c'ha pure la sembianza di un maiale, perché il maiale non è che cambia tanto, proprio... Vedi? Abbiamo l'esperta culinaria, l'esperta la maiala, abbiamo... Il carne di maiale. Ma come ti permetti? No, non è che ma ho come detto ti che sei maiale. Ma guardate voi. E a proposito, voglio salutare gli amici del Canalicchio. C'è stata una sagra. Mangia da Dio! Una sagra stupenda, sagra d'acqua d'ara. Veramente. E fra qualche settimana gireremo anche qualche fantastica ricetta, daremo dei consigli a tutti i calabresi. Pure io sempre. La faccio però l'acqua d'ara. Tu acqua d'ara fai. L'acqua d'ara, con i maiali cresciuti allo stato bravo, Vincenzo. Bravi, e tutti erano bravi i maiali. Bravo no, o bravo? No, allo stato bravo, 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 con roba veramente biologica. E che ci fa mangiare? E che ci fa mangiare? Roba naturale, ghianda, gran turco. Pure io ci sono andata, sì, Vincenzo. Sì. Pure io ci sono andata, Vincenzo. Fai finta che questi coriandoli siano delle ghiande. Ma che differenza sono queste? Si vedono che sono coriandoli. Ho capito. Ma, ma la ghianda è più grande. Questa che deve raccogliere, ti è? Vabbè. Pigli, che pigli? Che pigli? Abbiamo capito. Continuiamo con le mascherine, perché ho visto in giro che c'era un pompiere. Perché sei tu che porti il sole. Come ti chiami? Ce lo dici come ti chiami? Il nome? Principessa Sofia? Che bella che sei, come ti chiami? Principessa Giulia. Che bella. Per il fisico. È un fisico cartogenico, d'altronde. Ma posso fare una semplice domanda? Mi dico. A casa vostra, la 2, la 3 o la 4 veli? La 2, la 3? O la 4 veli? Allora, la 3, la 3. Oh, una via di mezzo, una via di mezzo. La 2 gratta. La 2 gratta, ecco, allora a tutti i produttori di carta igienica dovete fare un qualcosa di più morbido. La 2, così si risparmia. C'è a 2, ma hanno detto... a 2. Questa è a 2, vedi? Ah, questa è a 2. Sono due veli. È bella. Scusate, morbida, ecco. Poi mi dite il produttore, così. Sì, poi lo diciamo a telecamera astutate, perché sennò poi dicono che facciamo pubblicità occultabile, e quindi scusate il mio italiano scorreggiuto, ma ho imparato da Annalisa e da Antonella. Comunque, quindi la 3 veli è una via di mezzo, perché la 4 rotoli da 4... Tappa tutto quella. E allora, signori, dovete andare sulla qualità, e non sempre i 4 veli sono qualità, Grazie. Prego, ci mancherebbe. Ciao principessa. Posso aiutare all'industria cartogenica? Che ben venga. Ecco, e allora invece di fumare usate della carta igienica, che fa sempre bene alla salute. Lei quale usa? La 2, la 3 o la 4 veli? Uso la A2. Sull'autostrada se ne va. Sì, certo. Me la potete ripetere, che io non aggio capito? Aggio la A2. Poi c'è anche la super strada, quella di quando serve più buona, serve la super strada. Cioè quando ha mangiato troppo e deve spendere. Non solo, ma andrebbe stampata su carta igienica anche tante cose che vengono dichiarate e pubblicate. Le barzellette dei politici. Dallo Stato. Almeno però si pulisce. È così che resta una cosa, delle normative salubri.
Ah, giustamente, scaricabili. Scaricabili e... Lei ha un'idea di quanto costa un rotolo di carta igienica oggi? No, perché li compro a pacchi al supermercato, ma non faccio il conto di quanto costa un rotolo. Mi hanno detto che ci sono alcuni bar che hanno delle carte igieniche super soffici. Lei fa finta di andare a fare pipì, si prende il rotolo, se lo mette in tasca. Che ne pensa? Lo metto in tasca. No, non c'ho la tasca grande per mettere il rotolo. Da qualche altra parte lo dovrà mettere pure, no? Mi avete capito, no? E che te ridi? Tu sempre che ridi, sempre che ridi. Ma piango. Ma se tu le dici le battute, ma se tu non poi naturalmente piangi. Siamo a spasso col sorriso. Una A, scritta una A. È arti. Arti. E manca la A. E arti, e dove le pigliamo l'arti? E impara l'arti e mette la parte. Da parte, però qua RTI. Arti e manca la A. Ma ora che siamo io e te, dicemi, ma veramente a casa tua usate la quattro veli? Io uso la quattro veli, a volte uso pure il giornale quando non c'è, eh? Che dobbiamo fare? Non è che... Io penso che è capitato a tutti che magari è rimasto a corto di carta igienica e usa quelle capita che trova. Anche... Spesso e volentieri i tovaglioli della cucina, no, giornale ho scherzato, però con i tovaglioli veramente... Voglio fare un appello, voglio fare un appello alla famiglia Nicassa, alla famiglia mia. Io ho quattro donne in casa, ma c'ho le piccole che sono proprio assuefatte di carta igienica. Sì, consumano carta igienica a non finire. Ma è incredibile, guarda. Purtroppo qualcosa la devi pure spendere. Non figlia mia, c'è Cristo. Il braccino corto, Vincenzo. Ma che, ma scusa, ma è normale consumare un rotolo la mattina, un rotolo pomeriggio, un rotolo la sera? Norma anale. Anale. Anale, certo. Norma... La fate le analisi, vanno bene? Analisi, analisi. Ah, e sotto analisi, no? Analisi, sì, sempre. Ah, viva l'analisi. Ogni due settimane mi fanno il prelievo. Sì? Sì. Come sono i risultati? E la sera stessa me li danno. Quello per i Coumadin, lei fa il Coumadin. Sì, no, io non proprio il Coumadin, ma simile, parente del Coumadin. Il Coumadin? Coumadin, sta belli comodi, no? Sul comodino, lui fa l'analisi sul comodino. Tu non capisci mai niente. No, no, io... Ma c'è un ente... Come faccio a capire tutto io se c'è lui che capisce tutto, l'ente mannaggia. L'ente regionale, che ha bisogno di essere scritto le determine vanno scritte su carta igienica, essendo un ente regionale. Secondo lei al Parlamento... Che tipo di carta igienica usano? Non si può usare perché se parlo mento, se mento deve stare zitto non può scrivere. Quello che... Parlamento in mente. Ecco, quindi abbiamo scoperto che a Montecitorio non si puliscono i c***o. Non si devono dire queste parole, Dillo più fine, il sedere. Il sedere, guarda. Che bella maschera. È un 2, 4, 6, 7, 8, un 9 di pic. Mi dici come ti chiami? Perché hai un rotolo di carta igienica? Perché è un rotolo di carta igienica? È importante la carta igienica, tu la usi? Sì. Ecco, mi ha chiesto come mai un rotolo di carta igienica in mano, non capita tutti i giorni, buongiorno. Buongiorno. A carnevale ogni carta igienica vale? Sì, certo. A casa vostra, non perché mi voglia fare gli affari vostri, ma si usa la 2, la 3, la 4 rotoli, la 4 veli. Non lo so. Quella che costa? Che capita. Quella che capita, grazie. Hai capito tu? Vincenzo, dimmi. Tra questo e quello, tu a casa tua, che carta igienica usi? Io c'ho l'acqua esorciva. A livello internazionale, noi italiani abbiamo gli usa e getta, ma a questo punto la Russia è affossa perché... per quello che sta facendo sta devastando, per cui usa e getta, d'accordo, ma anche Russia è fossa. Che dobbiamo fare? Quindi stiamo parlando di acqua di sorgente. Allora lui ha detto che non usa la carta igienica, lui direttamente la pompa, possibilmente quella che ha ad acqua in giardino lui. Vero? Un idrante. Ecco. Quello dei pompieri. E allo stesso tempo si idraggia, nel senso si fa l'idromassaggio, mentre che l'utile al dilettevole, Vince. Bravo. È un'idea, sai?
arrivo a casa appena chiudiamo la puntata e sperimento anch'io. Però c'è una cosa bella, che almeno noi qua in Italia, in Calabria, abbiamo i bidet. In Francia come fanno? Ecco, in Francia sono zozzoni. Perché non hanno il bidet, quindi voglio dire... Sì. Noi siamo puliti in mezzogiorno, mattina, pomeriggio, quando è un bel bidet e ci riprendiamo. Che ragionamenti. Ragazzi, scusateci, è orario di pranzo, noi facciamo questi ragionamenti. Però parliamoci chiaro, io vedo la pubblicità in televisione che mentre che si mangia si parla di diarrea, mentre la diarrea chiama Imodium. Adesso noi parliamo di carta igienica. Ma che Imodium scorreggiuto che usi? Ma affinati un po'. A proposito, tu hai visto la pubblicità quella della Nuvenia, no? L'abbiamo fatto una puntata con Annalisa. Ma che schifezza. E colgo l'occasione di salutare lei, come al solito, i suoi viaggi in Svizzera, no? Sembra che voglia diventare monaca di clausura. Sì, questo io lo voglio svelare a tutti gli ascoltatori calabresi, a coloro che ci seguono. Scusa, ma non è streaming. Sposata? Sì, però ho saputo che Papa Francesco potrebbe in qualche modo interagire e annullare il matrimonio. Così, per la libertà di Gino, e interniamo Annalisa. Povera Annalisa Bardascino, che ha patuto con questo. Amo patuta! Andiamo, che vedo altre maschere. Perché sei tu che porti il sole? Un cowboy? Da cowboy? Sì, rispondi. Ma dovresti avere anche la pistola? Dov'è la pistola? Dov'è la pistola? Sì. A carnevale, ogni scherzo vale. Come si chiama il bimbo? Come ti chiami? Vincenzo. Bellissimo nome, anch'io mi chiamo Vincenzo. Sono Vincent a spasso col sorriso. Una domanda posso farla? Ditemi. Ecco, certo che vedere, non capita tutti i giorni di vedere un conduttore con un rotolo di carta igienica al posto del classico microfono con la pubblicità. Ma secondo voi cosa ci faccio con questo rotolo? Qualche scherzo? No, sono aumentati i prezzi ultimamente in maniera vertiginosa, no? E quindi voglio chiedere alle famiglie, la 4 veli si usa la 3 o la 2 veli? Penso sempre la 4, dai. Sempre la 4, ma 4 rotoli ci vogliono. Sì, però è più grossa, ne usi di meno comunque il consumo, no? Ecco, veli ne devi prendere di più perché comunque non... Alla fine c'è sempre la fregatura. Sì. Allora, bravissima! Alleggeritevi. Ecco, abbiamo avuto una spiegazione importantissima, grazie. Avete capito allora? Io non ci ragionavo. No, dura di più veramente. Dura di più? Sì. Tu con un rotolo tipo questo, no? Dipende, ma tu fai delle domande, dipende dalle esigenze personali, no? Ho capito. E i problemi di stomaco, com'è? Se tu il giorno quante prima... Quante volte vai in bagno? T'ha mangiato pasta e fagioli, no? Eppure stranamente, Vince, a me la pasta e fagiolo non mi fa questo effetto. No? No. No, movimenti intestinali, come si suol dire, e nemmeno che mi porta di andare al bagno, anche perché ne mangio pochissimi che non mi piacciono. Quindi non periti? No. Ho capito. Francesco, un po' di aria la facciamo tutti, perché chi dice io non ne faccio, si prendono i fatti. I fatti. però voglio dire, non è la cosa che sono i fagioli che fanno fare sta cosa qua. Poi, voglio dire, ogni cosa sono conseguenze. Perché sei tu che porti il sole. Abbiamo una fatina, che bella. Ciao, come ti chiami? Annabella. Annabella, sei stupenda. La fai una magia? Dai. Me la fai diventare una bella bimba lei? Lì è già bella, non c'è bisogno. Ma tutti dovreste, volete aprire una nuova attività, tutti oculisti. Ti dice che ti deve mettere gli occhiali, perché secondo lui sono brutta. No, lei è una donna affascinantissima. Affascinantissima, mala che vada con bidi bibbo di bibù, da rossa diventa bionda, mala che vada. Grazie. Hai capito? Bionda, c'è signor stata adesso sì. Ma quando è che diventi bionda? Mai, Vince, perché ci sono stata, ero orrenda. Veramente, io ho cambiato di tutto e di più, perché io è dall'età di 12 anni che cambio colore, poi avendo pure una figlia parrucchiera, però vi dico la verità, bionda orrenda, mamma mia.
Che pagliacciata! Rossa. Però comunque sono rosse, vedete? Rossa non si dorme. Perché sei tu che porti il sole. E come al solito voglio aiutare i calabresi. Per chi si fosse sintonizzato per la prima volta e mi vede con un rotolo di carta igienica, chiaramente qualcuno si spaventa. No, il nostro è un programma che si chiama Vincent a spasso col sorriso. Lo dico sempre, regaliamo un'ora di spensieratezza. E vogliamo farvi altri regali, come aiutare gli imprenditori in difficoltà che non hanno accesso al credito, perché ormai le regole bancarie sono particolari e quindi non sempre tutti hanno la possibilità di accedere ai soldi. Cari imprenditori, dovete immediatamente chiamare dopo aver visto questo spot di Terra di Calabria del dottor Marano, perché sicuramente vi potranno dare un aiuto concreto. Qui a fianco a me ho il dottor Marano che ci darà qualche consiglio per come aiutare voi imprenditori, imprenditori che siete abbandonati a voi stessi. Purtroppo oggi le banche chiudono spesso le porte, ma io parlo poco, è il momento di dare la parola alla persona che vi potrà dare concretamente un aiuto e gratuitamente grazie all'aiuto di Terra Ovviamente di Calabria. Oggi la soffriamo ancora di più in virtù della pandemia, ma è pur vero che il sistema bancario ha subito grosse difficoltà già dal 2010 e oggi si trova sempre di più a seguire questo schema di rigidità che gli impone ovviamente di chiudere tutte quelle posizioni che sono ovviamente un po' complesse. O vai in banca o sei rovinato. E infatti hai perfettamente ragione, perché purtroppo la cultura del credito è molto poco conosciuta. Però bisogna che questa cultura dell'ABC imprenditoriale sia un po' più allargata e per questo facevo riferimento a una consulenza che è fondamentale in quest'ottica. Ripetiamo, una consulenza gratuita, vi rivolgete, poi uscirà in sovraimpressione il numero telefonico per questa consulenza, ripeto, gratuita. Oggi ci sono delle leggi che permettono di ripristinare anche le posizioni legate al sovraindebitamento aziendale. Questo lo si può fare con delle procedure puramente civilistiche e diciamo sono delle procedure che ti permettono comunque di spalmare la posizione debitore in più anni e creare e mettere in bonus nuovamente un'azienda che ha una buona progettualità, un know-how comunque da sviluppare. La programmazione del debito consente a un'azienda di fare il proprio percorso, la propria crescita. Gestire male questo aspetto è sicuramente un elemento che penalizza molto. Perché sei tu che porti il sole. Da cosa sei vestita? Squid Gay. Da? Squid Gay. Non so cosa sia, il tuo nome? Vittoria. Vittoria, sai che cos'è questa? No. La carta igienica. Ce l'avete a casa? Sì. Sì? Ma il papà la usa? Sì. Ma io non ci credo e allora gli faccio una domanda. A casa di Ippolito si usa la 2, la 3 o la 4 veli? Dipende per fare cosa. Solitamente viene usata per i sudori. Allora bastano la 3. Basta la 3, anche perché ormai i prezzi stanno aumentando in maniera vertiginosa e le famiglie sono in difficoltà. Una 4 veli, 4 rotoli, 2,50 euro. Ma le vendi tu? No, non le vendo io, purtroppo non posso, perché sennò vado in qualche conflitto e quindi conviene attenersi a della sana carta igienica. Sana? Sana, è sana, sì. O malsana. Quindi tu mi confermi che lui la usa? Sì. E mammina? Sì. A posto, l'importante è questo. Senti, me li vuoi lanciare i due coriandoli? Vai. Oh, sei violenta, Squid Game. Perché sei tu che porti il sole. Buongiorno e buon carnevale. Una domanda di cultura. Sapete cos'è questo? Davvero? Ma secondo te, guardandolo così, una 2, una 3 o una 4 veli? Due.
No, quattro. No, due. Quattro. Avevate ragione prima, una due veli. A casa vostra quale si usa? Non lo so. Tu non la fai la spesa a casa, no? Sì, no, io no, la compro i miei. E quando scoprirai che una quattro veli ci vogliono per quattro rotoli 2,50 euro, è meglio andare quella a un velo. Beh, adesso li compra suo marito poi. Mio marito, giusto? Lei. Ah, devo sposare un ricco. Certo. Ah, povera che si piglia un ricco. O due ricchi. Già. È una via di mezzo. Chi se ne figlia di papà, avete capito? Tu invece chi ne vuoi, un ricco o povero? È quello che capita. Brava! Cioè, chi gioca capita, basta che respira. No, 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 non chiunque, mica chiunque. Vabbè. Come lo vuoi, come lo vuoi? Sei su due televisioni regionali. Ricchissimo, ricchissimo nel dubbio. Uno sceicco. Sì. Uno che ha sette mogli. No. Vabbè, che ti ne conta, scusa. Io devo dividere. No, ti spiego. Sette mogli, una al giorno, e quindi tu gli altri sei giorni fai quello che vuoi. Vabbè, effettivamente non è una che ci idea. Il che, allora, quindi se c'è qualche sceicco, no? Ragazzi, che ci segue via streaming, perché sicuramente visivo. Un sceicco che cazzo ci viene, scusa, che ci viene a fare in Calabria. Noi siamo su RT canale 12 e su STV canale 112. Il programma si chiama Vincent a spasso col sorriso. Potete andare anche su YouTube, iscrivervi al canale. Se non avete la possibilità di vedervi magari un giorno la puntata, la potete trovare lì. Oppure su Facebook, sempre a Vincent a spasso col sorriso. Ok? E buon sceicco a tutti! Ciao! Perché sei tu che porti il sole? Una domanda, posso? No? Sei stanco? Tu invece sì, dai. No, no. Come mai non siete mascherati? Ormai! Siete grandi. E lei è mascherata, cioè c'ha 50 anni e... Sente giovane. Ma secondo te da cosa è mascherata? Ma mascherata? Non lo so. Mascherata come no? Te è una maschera, guarda. Non lo so. Non, questa è una nuova maschera, la moda. Uscite da scuola. Ah, pensavo che quando hai detto siamo appena usciti, mi ero preoccupato, devo carcere. No, no, no. Va bene, la scuola. A quale scuola andate? Lo scientifico. Scientifico. Chi è il più bravo dei tre? La modestia è la virtù di noi grandi. Una buona giornata. Perché sei tu che porti il sole. Beppe, una promessa o un debito? A carnevale, sì. Il periodo di carnevale si può andare in giro con la carta igienica, no? Come no, sì, certamente, in primis. Volevo sapere se a casa tua si usa la 2, la 3 o la 4 veli. Allora, da me si usa quella 4 veli bella grossa grossa. Ma è vero, mi hanno detto che i giornalai, no? Non i giornalisti, ma i giornalai a casa, quando non usano, che il giornale non viene venduto, lo utilizzano come... Stavo giusto per dire, ma tu te ne sei, vedi, faccio la collezione. Quando poi, in un certo punto, vedi, quando poi non servono più, cosa faccio io? Carta da cool. Carte de cool, come il carter d'or. Ma questa è rascusa? Scusa, ma non è rascusa? La cosa più bella lo sai qual è? Che poi alla fine rimangono le parole. E quindi ogni volta uso queste e stampa automaticamente nuovi giornali. Scusa, ma non si attappa poi dopo quello scarico quando... E ci spingo dentro. Lui c'è il tritacarne, lui cosa fa? Allora, ve lo spiego. Una volta che ha fatto il suo servizio, usa la carta da giornale, no? Dopodiché me la mette nel tritacarne e poi lo usa come fertilizzante. Come fertilizzante, non si butta niente, anzi lanciamo questa idea. Cari imprenditori, la volete l'idea imprenditoriale geniale? Dovete riciclare la carta igienica. Oggi si ricicla tutto, non si butta niente. Ragazzi, invece io ne dico un altro, pure per pulire il culo una faticaccia. Una faticaccia. Dipende anche dalle dimensioni, no? Cioè, ci sono i rotoloni, quelli grandi, quelli lunghi. Dipende. O no? Ridi. Ma io non capisco perché, o per vincio o per bacco, lei debba ridere. E perché tu mi fai ridere? Ma tu non ridere, zanza. Troppo pianto e adesso rido perché mi fai ridere.
Ragazzi, ridete, ridete, perché ridere fa bene al cuore e fa fare tanta ginnastica facciale. E fa fare l'amore! Guardate, fa fare guardate, l'amore. Io non ho bisogno di plastica facciale, perché rido, ecco. Guardate, già si ci vede che è un sorriso stampato sulla bocca. Meravigliosa, meravigliosa. Ridere fa bene al cuore. No, no. Eppure al culo, scusate, perché siamo in argomentazione di carta igienica. Sì, ma di sedere, ma tu non sei una donna fine. No, perché... Beh, fine non potrei mai dirlo, Anche se uscivi da Oxford, non potevi essere fine. Allora, Vincent, adesso ti devo rispondere a Tony. Io non sono grossa, io sono leggermente morbidosa. Leggermente morbidosa. Sei una falsa magra. Sono falsa leggermente morbidosa. Morbidosa, perché quando la gente... Ma ragazzi, però no, io dico, non lo so perché, guardano sempre i silhouette, però poi vogliono il seno. La gente gli fanno, costringono a fare seni, a fare a fare le labbra che sembrano due gommoni. E io c'ho tutto naturale, raga. Sì. Scusa. Le tette sono rifatte. No, bello, io non ne faccio queste cose. E dobbiamo trovare qualcuno che in qualche modo faccia una prova. Faccio una prova. Ho una provola. No, allora, tu non fai nessuna prova. Se c'hai un bastone, almeno... No, con... bello, no, non ne fai. No, non se ne fanno. Devi andare sulla parola. Ma senti, Giuseppe, cosa preferisci come giornale? La carta patinata, la carta lucida, la carta... Come giornale? Carta da forno, carta vetrata? La carta da forno, che almeno esce un bel profumino di cibo, specialmente quello nostro. Il cibo casereccio! Vive il cibo casereccio, le nostre tradizioni, le arti culinarie. A proposito di carta igienica. Quando dicono che il nostro non è un programma di cultura, l'avete capito? Noi vi insegniamo, noi di Oxford e di tutte queste mega fantomatiche, numero uno, noi siamo i migliori. Altro che le università, noi veramente siamo i cultori da strada. Sì, esperti di carta igienica. Vabbè, ma io l'ho fatto per te. Per me? Certo. Perché tu... perché è così, certo che lo fa per me. Lui per me, le cose brutte le fa per me, quelle buone le fa per se stesse. Senti, io non so una cosa, ora io direi che siamo giunti al termine di questa puntata. Dimmi. Però con una promessa, dobbiamo farci una promessa. Dimmi qual è questa promessa. Di scoprire, Annalisa, quale carta igienica usa. Annalisa, la 2, la 3 o la 4 veli oppure l'acqua di sorgiva, ce lo dirai in un'altra puntata. E come dico sempre, la messa è finita. Andate in pace. Ciao a tutti.